della città prende spunto da altri progetti nazionali, quale la Sala Borsa e le mediateche francesi. Ovviamente nasce con anche noi vogliamo sfruttare appieno questa novità, vogliamo che nei salottini che vediamo alle nostre spalle, nei piccoli tavolini, siano riempiti dalle persone. Ci saranno anche 50 postazioni informatiche aperte a internet, ai DVD e al patrimonio mediatico della biblioteca, a libera fruizione di tutti i cittadini. Col quale anche vorremmo superare quel digital divide che allontana tanta popolazione dalla fruizione delle nuove tecnologie. Stiamo facendo proprio con questi mezzi di aspirazione, proprio perché si riesca ad ottenere, diciamo, un minimo di pulitura e poi poter arrivare. Qui ci troviamo sulle terrazze delle Oblate, l'ex convento dell'ordine ospedaliero, un complesso 3-400esco che ospitava, dedicato alla cura e all'assistenza e al supporto dell'ospedale di Santa Maria Nuova che è qui vicino. Ci troviamo sulle terrazze che erano anticamente usate come stenditoi, ma fino a pochi anni fa hanno svolto questo compito. Ora queste saranno le terrazze letterarie, un luogo di incontro, di studio, di rilassamento, arredate con tavolini collegate da wifi per i computer, luogo anche di intrattenimento serale. Speriamo che abbia un riscontro positivo con i cittadini. Quando si spezzano stato lì, no? Questa è una cosa che non vuole uno dei nostri capitani, quando da me ci si sono messi tutti così. Questo abbraccio qui è Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano è semplicemente il collante unico e imprescindibile della squadra. Non sarebbe nata la squadra senza Osvaldo Soriano. Elisa! No, in campo, in campo! Siamo pronti? Ok, let's go!
Qui in Italia, l'abbiamo fatta qua e abbiamo giocato con tante nazionali diverse, strane, e poi ci è venuta l'idea che forse la cosa più naturale era giocare con le altre nazionali. E così abbiamo provato, abbiamo trovato uno sponsor per fortuna, perché bisogna avere denaro per fare queste cose. Abbiamo trovato l'ospitalità quest'anno di Firenze, l'altro anno di San Casciano, perché è anche una città che ti ospiti, è fondamentale. E poi abbiamo trovato le squadre, che insomma non era ovvio, però le abbiamo trovate. E adesso è una cosa che cresce. The ball's in the air, jump with them. It doesn't matter if you don't get the ball, jump because they foul. Every time I jump, this bloke's putting his elbow back and I'm getting fouled. Just jump with them. The referee's giving them, yeah. Yeah, so just jump with Cavina, ci sono delle merde juventine fra noi. Un libro per Mondadori che si chiama 11 metri dalla fine, è un calcio di rigore. Sono 200 pagine in 3 minuti. Il portiere para? Mica te lo dico, leggilo. No, lo compri e lo leggi. Io ci ho impiegato 6 mesi a scrivere. Se impieghi 6 mesi a leggere vuol dire che lo leggi bene. Grazie. Perché un libro che leggi in 30 secondi o in una notte è una cagata, non è un libro, è acquetta. Sport per tutti è importante, purtroppo non lo è abbastanza in questo nostro paese, dove si attribuisce un'importanza soprattutto economica eccessiva allo sport agonistico. Invece in questo paese ci sono milioni di persone che praticano lo sport per divertimento. Io credo che sempre di più dovremmo prestare attenzione allo sport per tutti anziché allo sport per i soli campioni. Peraltro è un modo per incontrarsi e conoscersi fra persone, culture, idee diverse, come ha dimostrato questa Writers League. Chissà che anche spendere un centesimo di quello che si spende per lo sport professionistico non farebbe davvero crescere, come in altri paesi europei, questo aspetto dello stare insieme che è lo sport. Adele. Massa. Oli tri. Adele. Adele. Massa. Oli tri.
Adele! Adele! Massa, massa, massa! Massa, massa, massa! Olitri, oli, oli, olitri! Olitri, oli, oli, olitri! Massa, massa, massa! Olitri, oli, oli, olitri! Olitri, oli, oli, olitri! Come via, bravo! Classificata, vabbè, gliela diamo dopo per allora. Ungheria, my name is Peter Zilohi. I'm Bombero in the Hungarian team. I'm the captain of the Hungarian writers team. Well, it's a great thing. I mean, I'm also part of it from the very beginning. I mean, we met with Paolo Veri some years ago and developed the idea, and we tried to make it an international movement. So we have more teams, and finally we'll have like 20 teams, and we have like a real World Cup, and try to involve the Irish, the Americans, and maybe even Brazilians, and try to make it a real movement. How does it start? Well, it started, we had a conversation once, and we were talking about that we all have teams. And then I thought it would be a great idea to have many teams, not just two teams playing, not just like one-to-one, but have several teams and make it a real tournament with several teams. And then we wanted more than four, but four was possible with the help of Telecom Italia, so we started with four. But next year in Sweden we will have six teams, and in Austria we will have eight teams. Eight? Yes, and I'm also organizing that, yeah. Yeah, yeah, it's really going to be big. Hungarian fate. But as long as we're not the last, it's fine with me. I enjoy playing, I don't know. I enjoy winning too, but I enjoy playing more. I want to play. E veniamo alla finalissima.
seconda squadra classificata, perde i rigori, è Italia. Prima squadra classificata per il secondo anno consecutivo, the winner is Scandinavia. Apriamo con Mimmo Franzinelli, l'Amnistia Togliatti, che per quanto libro storico è appunto di una straordinaria attualità, perché è la prima ricostruzione, diciamo, storica di quel completa, diciamo, di quel momento in cui, come si dice, fu scambiata giustizia per pacificazione. Insomma, abbiamo qui con noi a presentare il libro, oltre ovviamente l'autore Mimmo Franzinelli, abbiamo il dottor Piercamillo Davigo, il ministro Vannino Chiti e appunto il professor Giovanni Gozzini, che è in arrivo. Io, senza mettere altro tempo in mezzo, lascerei la parola a Piercamillo Davigo. Emergono alcune caratteristiche che io trovo salienti della nostra natura come popolo: una certa volontà di strafare all'inizio, l'incapacità di concludere dopo. Si resta senza parole di fronte alla spaventevole sordità morale di certe sentenze. Ma tuttavia io penso che la colpa di tutto questo è stata ed è più che dei giudici, dei legislatori, i quali, incapaci di istituire apertamente organi rivoluzionari di giustizia politica, non si sono ricordati che i giudici ordinari sono, per abito professionale e per dovere d'ufficio, i custodi delle leggi che trovano in vigore, i conservatori della legalità costituita, anche se invecchiata e superata dalla politica, e si sono gravemente ingannati, essi legislatori, nel supporre nei giudici una sensibilità politica che questi non avevano l'obbligo di possedere. Ministro Chiti. Condivido intanto il giudizio che dà il dottor Davigo, cioè sul fatto che è un libro di ricerca storica, di ampia documentazione, di amplissima documentazione. E questo, diciamo, al di là, lo stesso giudizio che viene dato, a prescindere da questo, viene dato sulla base di una ricerca storica e di una documentazione, secondo me ne varia la qualità, per cui è un libro, un contributo utile, importante. Sì, ci sono alcuni aspetti, anche a me però ha interessato quello che lei diceva, in modo particolare ha interessato quest'ultima parte in cui c'è un confronto con quello che avviene negli altri paesi con gli altri paesi europei. Mi ha posto anche alcuni interrogativi che dirò. Voi dovete introdurre Edoardo Sanguinetti. Ho pensato che in realtà ci sarebbero due modi, almeno due, diciamo, per presentare Edoardo Sanguinetti. Il modo però che personalmente preferisco e che credo rende maggiormente ragione al suo straordinario eclettismo, questa sua straordinaria specificità, è quello che, attraversando proprio come un filo rosso tutti i lavori di Sanguinetti, quindi i suoi lavori saggistici, i suoi lavori di poesia, i suoi romanzi, il suo lavoro teatrale anche, mette in evidenza
questa per me straordinaria capacità che Sanguinetti ha di connettere, di contaminare, di mescolare non soltanto gli autori, ma l'impegnato, l'intellettuale potremmo dire che è chiaramente organico, quindi in continuo contatto con la realtà, con il sociale, l'intellettuale rifiutare, e che però proprio con l'ideologia ha saputo forse anche, potrei dire, giocare, comunque lavorare intorno a Edoardo Sanguinetti. Io ricordo qualche volta volentieri quello che diceva nel 65 Contini, quando girava l'Italia, era l'anno del centenario dantesco, quindi la cosa è particolarmente pertinente, con un discorso su Dante che si apriva ricordando la celebre frase di Churchill quando, intervenendo nella seconda guerra mondiale, Churchill diceva che prometteva non già vittoria o che altro, ma lacrime e sangue. Contini diceva: mi aspettano lacrime e sangue anche dal discorso che sto per fare. Credo di poterle promettere anch'io, ma cercherò di renderli il più lieve possibile, considerando subito che Dante in qualche modo potrebbe essere considerato il patrono nazionale dell'invettiva. Quest'arte dell'invettiva investe subito Dante in persona, nel senso che gli se ne fa portatore come personaggio e come poeta. Dante è sdegnosissimo e sdegnatissimo, è un profeta carico di invettiva, questo è funzionale proprio alla sua qualità vaticinale. Abbiamo testato come funziona questa biblioteca che aprirà nella primavera prossima ed è davvero uno scenario splendido per iniziative culturali animate come questa, che ha visto presentazioni di libri, fiere letterarie, incontri con gli scrittori. Insomma, è davvero quella di via Sant'Egidio alle Oblate, uno degli investimenti più importanti che abbiamo fatto in questi anni nella nostra città, e l'aver ospitato la Writers League è stata davvero una bellissima occasione, una bellissima esperienza che pensiamo possa continuare negli anni prossimi. Ciao, bella, ciao!